Ciao, sono Alessandro Giordani e benvenuto alla mia nuova rubrica Apprendista Chitarrista, dedicata ai principianti, a chi vuole iniziare a suonare la chitarra o a chi semplicemente vuole ripassare i concetti fondamentali. Ma prima di iniziare ti suggerisco di iscriverti al canale cliccando il pulsante qui sotto ed attivando la campanella. In questo modo riceverai le notifiche sulle prossime lezioni gratuite. Ma andiamo subito alla tua prima lezione di chitarra. Se sei agli inizi, probabilmente avrai già uno strumento in casa o in cantina, una chitarra classica, una chitarra acustica, degli strumenti spesso economici ma con cui tutti abbiamo iniziato. Ti lascio in descrizione un paio di link su degli strumenti per iniziare che sono ottimi per il rapporto qualità-prezzo. Ma vediamo com'è fatta la chitarra. La chitarra è costituita principalmente dalla cassa armonica, che sarebbe questa parte dello strumento, e dal manico. La cassa armonica è costituita dal piano armonico, dalle fasce, che sono queste parti di legno che incollano il piano armonico, e il fondo. Abbiamo quindi il manico, su cui troviamo la tastiera, la paletta e le meccaniche che servono per accordare lo strumento. Vediamo quindi come le corde siano fissate sia alle meccaniche sia al ponte che è incollato sul piano armonico. Per iniziare metteremo la chitarra sulla gamba destra appoggiando l'avambraccio sulla parte più alta della cassa. Voglio precisare che non esiste soltanto questa posizione, in effetti se volessimo studiare la chitarra classica, quindi fare un percorso di studi indirizzato proprio sullo studio della musica classica con la chitarra, dovremmo mettere la chitarra sulla gamba sinistra e aiutandoci con un poggiapiede o un rialzo per la gamba sinistra. Le corde sono 6 e si contano a partire da quella più in basso. Solitamente vengono indicate con un cerchietto al cui interno vi è un numero da 1 a 6. Sentiamo quindi il suono di ogni corda e cerca di imparare a memoria il nome. Prima corda mi cantino. Seconda corda si. Terza corda sol. Quarta corda re. Quinta corda la. Sesta corda mi basso. Le prime tre corde vengono chiamate cantini, mentre le restanti tre vengono chiamati bassi. Per accordare la chitarra basta stringere o allentare le meccaniche, ogni meccanica controllerà una singola corda, e per iniziare ti suggerisco di procurarti un accordatore elettronico, ad esempio come questo a clip che va posizionato sulla paletta ad esempio, oppure installando un'applicazione sul tuo smartphone o tablet. Ma entriamo nel vivo della lezione, impariamo ad utilizzare la mano destra. La mano destra serve per colpire le corde. Possiamo utilizzare le dita, possiamo utilizzare il plettro, oppure entrambi con una tecnica mista. Iniziamo soltanto con il pollice, che viene indicato con la lettera P, che colpirà le corde dall'alto verso il basso, in maniera molto omogenea. Proviamo ad eseguire adesso la stessa cosa con il plettro. Esistono vari tipi di plettro in materiale plastico, in pietra, in legno. Io ti consiglio di iniziare con un comunissimo plettro in plastica di durezza medio morbido e prenderlo tra pollice ed indice, come se la punta fosse il prolungamento del tuo dito. Lasceremo quindi soltanto una piccola parte all'esterno delle dita e la mano dovrà essere molto rilassata, il movimento sarà di avambraccio. Partiremo sempre dalla corda più in alto fino a scendere alla corda più in basso. Come vedi, il movimento parte da qui. Nota come le altre dita saranno piegate leggermente, quasi come a stringere un bastone. Bene, questo è il primo esercizio per la mano destra. Passiamo adesso alla mano sinistra. Impareremo oggi i primi 4 accordi fondamentali per iniziare a suonare una prima canzone. Le dita della mano sinistra sono indicate con i numeri 1, 2, 3 e 4, partendo dall'indice fino al mignolo. Il pollice per ora non viene utilizzato. La posizione delle dita sarà a martello, perpendicolare sulle corde, quindi cerchiamo di non abbassare il dito così, ma tenerlo sempre dritto, e solitamente al centro del tasto o comunque più vicino alla barretta metallica alla destra del dito. Proviamo quindi il primo accordo, il Mi minore.
dovremo mettere il secondo dito, il dito medio, al secondo tasto della quinta corda. Aggiungeremo poi il dito anulare sulla quarta corda, ossia la corda sottostante, sempre al secondo tasto. Cerchiamo di mettere il polso leggermente fuori, abbassando il pollice, come vedi il polso va fuori, e suoniamo tutte e sei le corde. Adesso, mantenendo la posizione, andiamo ad aggiungere il dito indice, che andrà sul primo tasto della terza corda. Sempre polso in fuori, dita perpendicolari a martello. Questo è il Mi maggiore. E qui iniziamo a parlare un attimo di teoria, perché gli accordi si dividono in due grandi macrofamiglie, gli accordi maggiori e gli accordi minori. Gli accordi maggiori notoriamente sono accordi solari, allegri, mentre gli accordi minori sono accordi più cupi e tristi. E questa differenza già la possiamo sentire tra questi due accordi. Mi minore, triste, Mi maggiore, allegro. Se adesso noi manteniamo la stessa posizione, però abbassandola di una corda, quindi praticamente faremo uno spostamento in basso con il primo dito questa volta sulla seconda corda, sempre al primo tasto, l'anulare sulla terza corda al secondo tasto e il medio sulla quarta corda, sempre al secondo tasto, abbiamo un nuovo accordo, l'accordo di La minore. Minore, quindi accordo triste. Se poi noi andiamo ad abbassare il medio e l'anulare di una corda, quindi mettendoli rispettivamente sul secondo tasto della terza corda e sul secondo tasto della seconda, e andiamo ad aggiungere poi il dito indice sempre al secondo tasto sulla quarta corda, otteniamo il La maggiore. Come vedi, sono due accordi molto simili. Il primo triste, La minore, il secondo allegro, La maggiore. Adesso iniziamo a suonare ogni singolo accordo con un ritmo base, ossia quattro pennate verso il basso prima di cambiare accordo. Partiremo con il Mi minore. 1, 2, 3, 4. Aggiungeremo poi il Mi maggiore. Scendiamo di corda, La minore e La maggiore. Con la pratica riuscirai a passare da un accordo all'altro in brevissimo tempo. Il mio consiglio è di iniziare a studiare con un metronomo. Il metronomo non farà altro che darti il tempo. Il secondo ritmo che andiamo a studiare prevederà una pennata verso il basso e una pennata verso l'alto. 1 and 2 and 3 and 4 and. Ed il terzo ritmo prevede una pennata verso il basso, seguita poi da una pennata verso il basso, una pennata verso l'alto, veloce. Quindi 1, 2, and 3, 4, and 1, 2, and 3, 4, and 1, 2, and 3, 4, and 1, 2, and 3, 4, and. Quindi in conclusione, esercitati su questi quattro accordi, memorizzali uno alla volta, quando ti senti pronto passa al successivo, ma non avere fretta. Se vuoi puoi scaricare un ebook gratuito con tutti gli accordi che vedremo anche nelle prossime lezioni, basterà semplicemente inserire la tua email, iscriverti alla mia newsletter gratuita e ricevere il link in email per scaricare il libretto degli accordi. Ti lascio il link qui sopra ed in descrizione. Bene, spero che questa prima lezione di chitarra ti sia piaciuta, in tal caso clicca mi piace, doppio mi piace, condividi il video con gli amici. Se vuoi puoi iscriverti al mio gruppo Facebook Professione Chitarrista, ti lascio sempre il link in descrizione. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale cliccando il pulsante qui sotto ed attivando la campanella per ricevere gli aggiornamenti sulle prossime lezioni gratuite. Ok? Ci conto. Ciao e buona musica a tutti gli amici apprendisti chitarristi.